Ma che cana stanca che siamo, mia. Che cagnolina stanchissima. Oh, mamma mia, ci abbiamo troppo sonno. Lei è stanca, stamattina andrà a fare la passeggiata con nonno. Che stanchezza, mamma mia, che stanchissimissimo cane. Che stanchissimo. Oh, baciati, baciati. Oh, mamma mia, come siamo affettuosi. Come siamo affettuosi noi cicciottelle. Oh, mamma mia, quanto sei graziosa. Graziosissima questa cana. Baci, 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 baci. Baci, 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 baci. Baci, 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 baci. Baci, 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 baci. Quanti baciottini! Madonna mia, quanto secondolina! È arrivato poi ieri un ordine da Forever 21 che avevo fatto e boh, sono un po' confusa. Questa praticamente è un top pleplum che ovviamente non potrò mettere adesso perché fa eccessivamente freddo e è molto carino. Ero un po' dubbiosa a vederlo lì per lì perché pensavo che mi segnasse troppo i rotolini di ciccia sui fianchi e invece è più carino di quello che sembri. Invece un po' confusa, un po' dubbiosa, non si vede niente, però purtroppo la luce qua in camera è pessima. Praticamente è una giacca con la mantellina, quindi ha le maniche così, quindi che si aperte la mantellina e sotto è tipo un gilet, qui ha la manicuccia un po' ad aletta. Sono un po' confusa, dubbiosa più che confusa perché la taglia è pelo pelo, però la mantellina, il tessuto non è dei migliori, cioè è forse un po' viscosa, non è un bel tessuto pesante. E in più ho notato che si apre un pochino, cioè nel senso quando vado a mettere la giacchetta, la parte della mantellina qui tende ad andare dietro, quindi sembra che io abbia il mantello da supereroe. E quindi praticamente pensavo di o la tengo così e la sistemo o la ridò indietro, però volevo cambiare la misura e prendere quindi la taglia maggiore. Però stavo vedendo il modulo di restituzione di Forever 21 e non mi dava la possibilità di farlo, quindi posso solo mandarla indietro senza cambiare la taglia. E non è che mi vada particolarmente, quindi penso che la terrò e vado a mettere un paio di punti qui, in modo che comunque stia più davanti, perché che si apre e vada da dietro non ha senso. In più, aspettate, adesso ve lo faccio vedere. In più è arrivato dal sito cinese dove di solito ordino anche questa maglietta. Questa in realtà io l'avevo già, però lavata, non si sa come mai si è danneggiata tutta la parte qui in perline, perché queste sono proprio tutte perline, non è una pecionata, sono cucite. E si era rovinata tutta e quindi ho deciso di ricomprarla. E questo appunto mi piace molto perché l'avevo già presa. È arrivata con più di un mese di quasi un mese di ritardo. Infatti, tant'è che avevo già chiesto il rimborso e già l'ho ottenuto. Quindi praticamente ho questa maglietta gratis. Dovrebbe arrivare poi un altro pacco da Sephora. Io ho fatto un ordine, ma non ho preso niente di che, delle maschere, credo. E poi basta, se non sbaglio, basta così. Simpatico clima variabile romano, oggi fanno 17 gradi e quindi fa un poco caldo, come si dice, un poco caldo. Che si dice? Allora, 40 minuti, come dice mia madre, in sostanza non ho niente da servirvi, sinceramente. Anzi, sto provando un nuovo rossetto, aspettate, che questo, lo vedete? Io non posso vedere se vi ho inquadrato, però inquadrato penso di sì. Qui. Dopo lo faccio vedere meglio. E l'ho comprato praticamente su Cute, mi pare, che fa sempre parte del gruppo Cute Wish Home, quel sito che rivende cose, come direbbe Annalisa Superstar, cinesi, giapponesi, barra e coreane. E
sorta di non è una tinta, però è comunque un bel rossettazzo, solo che non, sinceramente mi sta un pochino deludendo, perché il colore è bello, steso, appena steso è bello, però non si asciuga mai e resta sempre appiccicoso, e quindi chiudendo, aprendo le labbra, uno non è presa con la bocca aperta tutto il tempo, si appiccica tra le due labbra, si appiccica, il colore si appiccica, quindi viene un pochino via, quindi non mi sta piacendo particolarmente. Lo sto testando, mi piace. Oggi sarà una giornata tutta abbastanza al computer, perché ho recuperato un po' di arretrati che avevo, ho visto un po' di mail che dovevo lavorare, ho macinato, diciamo, oggi parecchio macinato, ho provato a scendere, a stare un po' sotto al salobby a casa dei miei, ma fa davvero troppo freddo, e quindi sono tornata in mio ufficio barra cameretta, dove ho la stufetta, e quindi ci sono appiccicata, e tra l'altro con me c'erano anche Ettore e Romolo, perché ovviamente che non ti si appiccicano tutto il giorno, ora li stanno là buoni buoni, dormicchiano, niente, Romolo gli via la scheggia, prende e parte ad abbaiare, Ettore se capisce perché abbaia, Romolo abbaia pure lui, però se no dice, tira sulla testa prima del giorno, dice vabbè buonanotte, Ettore ormai è vecchiettino. E poi per il resto niente di che. Voi cosa fate a Natale e a Capodanno? Noi il 24, cioè io e Marco il 24 siamo a casa con i genitori di Marco, e il 25 invece siamo tutta la famiglia dal lato di mio padre riunita a casa di mio nonno, che non sta molto bene, non sta per niente bene, e quindi abbiamo pensato di fare un Capodanno, un Natale come li facevamo quando eravamo tutti piccoli e invadevamo la casa di nonno. E poi invece a Capodanno penso che staremo con i miei amici. L'anno scorso non ci siamo stati perché mia zia era partita, e quindi abbiamo fatto i dog sitter a Olga, il suo cane di mia zia, appunto. E abbiamo fatto Capodanno lì a casa di mia zia con i miei genitori. Abbiamo fatto la cena là. E poi che altro? Niente, voi fatemi sapere cosa fate. Tra l'altro, oltretutto, facendo un Natale barra Capodanno in casa, voi, se appunto lo fate pure voi, vi truccate, vi vestite tutte carine, o comunque state un pochino più easy? Perché cioè io tendo comunque a non stare in tuta, a parte che non ho tuta, quindi è un altro discorso, però comunque non sto proprio scacciata, tendo sempre comunque a vestirmi un attimino più frufru, e poi vedremo. A proposito, vi volevo far vedere, però non ce l'ho adesso, non so quando me la rimetto, per il momento la giacca quella di Forever 21, che vi ho fatto vedere in un precedente spezzone, perché mi piace, sì, in realtà è strana, molto strana, perché l'attaccatura non è un'attaccatura, cioè la chiusura davanti, aspettate, ora vedrete, penso, la palla di Natale di qua di Torbaianica, la vedete? L'avete intravista forse? So proprio brava a accendere il camino. Buongiorno,
iniziamo bene. Questa è l'ultimo spezzone. Sì, penso di sì. L'ultimo spezzone di questo vlog. Oggi è il 20 dicembre. E sto praticamente correndo da stamattina, perché sono andata prima agli uffici municipali, che dovevo fare un documento che ovviamente non ho potuto fare, quindi mi toccherà andare al tribunale di Tivoli. Bene, bene, a 2 miliardi di chilometri di distanza. Poi sono andata a comprare il regalo al mio nipotello, parcheggio, sì, eccolo qua, al mio nipotello. Poi sono andata alla posta, pure lì un buco nell'acqua, perché dovevo rinnovare la PostePay e facendola lì pagavo, invece facendola con il numero verde no, quindi farò col numero verde, anzi l'ho già fatto in realtà. E poi adesso sto al coso, al supermercato, che prendo il pranzo. Mi prendo la ciccia, perché ho bisogno di ciccia, sento che il mio ferro nel sangue sta cadendo, crollando. Sulle labbra ho una pastella leggera leggera di oddio, si chiama Rebel? Sì, Rebel, vediamo. C'è la borsa. Borsa, eccola. Sì, Rebel. Intanto facciamo passare ai signori. Fra un quarto d'ora passeranno i signori. Eccolo. Dove siete? Questo qua. Rebel. E in teoria è anche in tinta con lo smalto. Strano. Ma è stato un caso. Non l'ho fatto apposta. Va bene, vado a fare la spesa. Ciao.